Buongiorno, innanzitutto vorrei ringraziare per l'invito per essere qui, soprattutto Stefano e anche Paco Avril. Il mio italiano non è ottimo, ma penso che sia meglio che il mio inglese, allora cercherò di parlare in italiano, no? Io penso fare uno sguardo sul momento giusto in cui ci siamo nella Spagna, intorno alle politiche sessuali, politiche di uguaglianza di genere, dell'identità di genere, e faremo come è stata la transizione nel mio paese verso quello che possiamo chiamare la parità formale, quali sono i fattori che ci dicono che ci sono tante cose ancora da fare, perché ancora possiamo parlare di diseguaglianza e che cosa fare verso un altro modello di potere e di cittadinanza, no? E se possiamo parlare di riforma o di rivoluzione. Non vi è dubbio che la Spagna abbia vissuto una radicale trasformazione politica, sociale e giuridica che in poco più di 30 anni ha portato da una società profondamente maschilista e omofoba ad una società dove almeno da un punto di vista formale abbiamo raggiunto l'uguaglianza tra donne e uomini. In questa evoluzione il legislatore ha svolto un ruolo essenziale sotto la spinta del movimento femminista, anche del movimento LGBT. Dobbiamo ricordare che il modello della società spagnola del regime di Franco è stato il modello egemone unidirezionale degli eroi della guerra, dei caduti della guerra. Il maschio fu il modello egemonico, e come è stata allora una consistente rigidità dei modelli e contratti di genere, la sopravvivenza di un sistema dipendente da mascolinità e femminilità antitetiche e da relazioni di genere tradizionale. Contemporaneamente la diversità sessuale è stata oggetto di repressione non solo morale ma anche penale. Gli omosessuali sono stati considerati riprovevoli, depravati, e i suoi comportamenti come atti contro natura, e le donne lesbiche erano invisibili. Dopo la transizione democratica, la garanzia del principio di uguaglianza e non discriminazione nella Costituzione del 78, le politiche di genere si sono concentrate sulle riforme del diritto privato, dove le donne erano come un soggetto senza capacità, che aveva sempre il bisogno di un uomo come rappresentante, in politiche di pari opportunità, soprattutto nell'ambito del lavoro, e negli anni 80 comincia anche quello che possiamo chiamare politica di genere istituzionalizzata attraverso la creazione dell'Istituto della Donna. Tuttavia, i progressi giuridici più significativi sono stati molto recenti, no? Nel 2004 è stata approvata la controversa legge di misure contro la violenza di genere, una legge basata su due principi: la violenza di genere non è un assunto privato, un assunto pubblico, e la violenza di genere è il risultato di rapporti di potere tra uomini e donne. Questa legge fu completata con la legge del 2007 per l'uguaglianza effettiva di donne e uomini, una legge basata su due strumenti, il gender mainstreaming e le azioni positive. Anche dobbiamo ricordare due leggi così importanti: la legge della salute sessuale e riproduttiva, dell'interruzione volontaria della gravidanza del 2010, e la legge del 2006 su promozione dell'autonomia personale e la cura per le persone in situazione di dipendenza. L'obiettivo di questa legge era trasformare i lavori di cura in un servizio pubblico, o almeno prevedere un sostegno pubblico delle cure delle persone in situazione di dipendenza, anziani, invalidi, malati, disabili, no? Pertanto una legge che rappresentava un riconoscimento sociale anche economico di lavori fatti soprattutto dalle donne, e un'opportunità anche per rendere possibile la conciliazione tra vita familiare, lavoro e vita professionale, no? Il problema è stato che la crisi economica, anche il governo di destra ha ridotto le possibilità di questa legge. Contemporaneamente i legislatori regionali hanno fatto tanti strumenti di lotta contro la discriminazione di genere,
La legge fondamentale di qualche regione come l'Andalusia, per esempio, parla dell'uguaglianza di genere come un principio fondamentale del sistema politico e anche si parla dell'obiettivo di realizzare la democrazia paritaria, no? Nell'ottava legislatura si verifica anche un significativo progresso nel riconoscimento della diversità affettivo-sessuale. Spagna ha vissuto un'impressionante stagione dei diritti civili che in poco più di un decennio ha portato al riconoscimento di gran parte delle istanze di uguaglianza della comunità LGTBI, storicamente e sistematicamente discriminata non solo da un punto di vista sociale ma anche giuridico. In poco più di 30 anni la società spagnola è passata dalla persecuzione delle condotte non eterosessuali all'approvazione di norme penali contro l'omofobia e transfobia. In questo processo hanno giocato un ruolo fondamentale due leggi, quella del 2005 che riforma il codice civile e introduce il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la legge del 2007 che ha disciplinato il procedimento di cambiamento anagrafico del nome e del genere indipendentemente dal previo intervento chirurgico. Questo ruolo trasformatore del legislatore è stato ancora più incisivo a livello regionale, no? Molti statuti delle regioni parlano di nuovi diritti come il diritto di ogni persona al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere. E ci sono state tante leggi regionali in questi anni, almeno sono 10-11 leggi dove si è introdotta una disciplina per garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali e per sradicare l'omofobia, la transfobia e la bifobia. Anche dobbiamo ricordare che il codice penale spagnolo ha introdotto nel 1995 un'ampia regolazione dei crimini d'odio e dei reati di discriminazione, dove vengono specificate l'orientamento sessuale, l'identità di genere e il genere tra i motivi da cui possono scaturire azioni di odio e di discriminazione. Anche a queste importanti riforme del codice penale, una novità più rilevante che si sono avute in Spagna negli ultimi anni è stata la creazione di un servizio specializzato in reati d'odio dipendente dalla procura provinciale, no? Anche negli ultimi anni due fenomeni cominciano a consolidarsi. Da una parte gruppi, movimenti di uomini, reti, associazioni di uomini che cominciano a lavorare per un'identità in transizione, possiamo dire, no? Che fanno una riflessione individuale e collettiva sulla mascolinità, no? Tanti uomini hanno cominciato questo processo tra una forte presa di posizione contro la violenza alle donne. Gruppi in cui si riflette sulla soggettività maschile e sulla relazione e sulla dimensione più intima di questi uomini, no? Uomini che sono pronti a mettere in discussione il modello stereotipato di mascolinità e al contempo sono desiderosi di esplorare una parte di sé per molto tempo messa a tacere, no? Le emozioni, le funzioni di cura, no? Per esempio. E anche si cominciano a vedere riflessioni teoriche sulla mascolinità da una prospettiva di genere, no? Convegni, libri, articoli, anche si comincia a vedere un interesse istituzionale per queste iniziative, no? A livello locale, provinciale, anche regionale, no? Allora si comincia a mettere in discussione dei paradigmi tradizionali della mascolinità. Nonostante questa trasformazione, non possiamo parlare ancora della fine dell'eteropatriarcato, no? Come un ordine sociale, politico, giuridico, economico e anche culturale, no? Continuiamo a riprodurre gli schemi del sistema sesso-genere e anche in questi anni possiamo parlare anche di una crisi dell'uguaglianza, no? Ci sono tanti fattori per spiegare questa crisi, no? Innanzitutto la crisi economica ha legittimato la paralisi delle politiche sull'uguaglianza di genere e questo fattore anche è stato rinforzato nel mio paese per il governo di destra, no? Il governo del Partito Popolare, no? La conquista progressiva di diritti dalle donne sta causando una doppia conseguenza. Da una parte, come abbiamo detto prima, tanti uomini cominciano a trasformare il suo ruolo, possiamo parlare di una mascolinità in trasformazione, ma anche possiamo vedere
certe strategie di difesa. Possiamo parlare di una reazione patriarcale, maschilista o anche neomaschilista, no? Dati i progressi delle donne, ci sono tanti uomini che rafforzano i principi del patriarcato, il discorso maschilista, omofobo. Loro si sentono vittime di un sistema legale che offre, secondo loro, vantaggi alle donne e che pertanto è contrario all'uguaglianza di diritti, no? E questi gruppi cominciano a essere molto visibili e anche attivi, no? Per esempio nelle reti sociali, nello spazio pubblico, no? Come abbiamo detto prima, non vi è dubbio che la Spagna abbia vissuto un'impressionante trasformazione in materia di diritti LGTBI, ma negli ultimi anni si verifica un aumento dei reati di odio, aggressioni omofobiche e di azioni che promuovono o instigano alla discriminazione o all'umiliazione di individui gay, lesbiche o transessuali. Tutti i dati oggettivi mostrano che la piena uguaglianza di genere è ancora lontana. La crisi economica ha avuto conseguenze specialmente negative per le donne, per esempio nel mercato di lavoro, la precarietà è la regola per le donne. Le donne sono diventate soggetti attrici della politica, ma siamo ancora lontano dalla parità. È cambiato il numero degli attori presenti sulla scena, ma non la qualità degli stessi e dunque il modo, possiamo dire, di recitare. La mostra più drammatica di questa subordinazione, senza dubbio, la violenza di genere, una violenza che comincia a crescere tra le coppie più giovani, no? Allora possiamo ancora parlare del patriarcato come un sistema che produce il genere. Perché ancora la disuguaglianza? Quali sono i fattori che non si sono trasformati, secondo me? Innanzitutto, la lotta contro la discriminazione di genere per orientamento sessuale, per identità di genere, si è concentrata sulle politiche giuridiche. Allora abbiamo pensato che il cambio legislativo sarebbe sufficiente per un cambio sociale. Penso che questo sia un errore fondamentale, no? Le politiche legislative sono fondamentali, certo, ma non devono essere le uniche. La maggioranza di queste leggi rispondono al modello di soft law, allora un diritto promozionale di principi, di orientamento, ma con una efficacia limitata, possiamo dire, per trasformare la realtà, no? Non c'è l'obbligo, soltanto la possibilità di fare cose per l'uguaglianza. Questi strumenti sono ancora troppo legati a una concezione formale di uguaglianza dove il soggetto di riferimento è il soggetto maschile, l'uomo come modello di normalità e di eccellenza individuale e sociale, no? Allora, le donne che vogliono avere successo, per esempio nella vita pubblica, devono attuare come gli uomini, o il modello, per esempio, di ragazzi gay diventa anche un modello così stereotipato del maschio egemone. Questa concezione formale ha ignorato le cause strutturali e sistemiche che producono le disuguaglianze, cioè chi ha il potere e come si usa questo potere. Quali sono i fattori che producono una discriminazione intersezionale delle donne e anche di tanti uomini? Come giocano diversi fattori, età, livello sociale, religione, etnia, sulla costruzione delle mascolinità plurali? Quali sono i diversi contesti dove abitano le donne e anche quelli che possiamo chiamare maschi dissidenti? Quanta e quale diversità abita nella popolazione LGTBI? E come le politiche LGBTI hanno avuto come un obiettivo principale i diritti giuridici, ma non hanno messo in discussione l'ordine sessuale nella logica eteronormativa. Per esempio, questi strumenti giuridici parlano di educazione, di cultura, ma ancora la cultura continua ad essere androcentrica, maschilista. Le storie collettive simboliche sono ancora fatte dal punto di vista dell'uomo, si parla di una pedagogia neutra, ma veramente una pedagogia maschile, e allora dobbiamo pensare in questa violenza simbolica, no? E dobbiamo pensare nel ruolo del sistema scolastico, delle agenzie di socializzazione o il ruolo di mezzi di comunicazione. Pertanto
le strutture sociali e culturali continuano a rispondere ai binomi gerarchici del patriarcato: maschile, femminile, pubblico, privato, ragione, emozione, produzione, riproduzione, eterosessualità, altre opzioni sessuali. E le donne pensano e si pensano come l'altro del soggetto pensante. Anche le azioni e riflessioni sulla mascolinità egemonica hanno avuto come riferimento questioni soprattutto di identità, dell'ambito privato, famiglia, paternità, amore, redistribuzione delle responsabilità domestiche, ma non questioni di giustizia sociale. Allora non si è fatta una riflessione, un'ulteriore azione politica su privilegi maschili, sul potere economico e culturale, su reali condizioni di vita degli individui e dei gruppi. E last but not least, possiamo trovare una perdurante svalutazione del femminismo, come teoria, come movimento, no? Tanti uomini ancora non vedono chiaramente che il femminismo ha le chiavi politiche ed epistemologiche per finire col patriarcato, che sono necessarie rete di collaborazione con il movimento di donne, che gli uomini non dovremmo assumere un ruolo principale, allora dobbiamo essere accanto a donne ma non al posto delle donne, e anche abbiamo il rischio di un divorzio tra il movimento femminista e il movimento LGBTI. Allora, come facciamo per trovare un altro modello? Abbiamo bisogno di una riforma o di una rivoluzione? Secondo me, questo nuovo modello di cittadinanza e di contratto sociale, possiamo dire, ha bisogno di, prima di innanzitutto, un superamento del binarismo sessuale e di genere, no? Penso che dobbiamo pensare nella soggettività trans come fattore di trasformazione, no? Un nuovo discorso sul corpo, sul desiderio, transessuale, transgenere, trasformare, no? Dobbiamo costruire nuovi universi simbolici. Secondo, la trasformazione del potere. L'obiettivo deve essere quello della democrazia paritaria, in un senso quantitativo ma anche qualitativo. Abbiamo bisogno di nuovi metodi e nuove parole, come diceva Virginia Woolf. Non possiamo dimenticare quei poteri che possiamo chiamare disciplinari. La medicina, per esempio, il suo discorso sul corpo, l'educazione, la cultura, religioni. Anche dobbiamo parlare del compromesso femminista degli uomini. Questo compromesso implica, secondo me, innanzitutto rinuncia a privilegi, condivisione di diritti, doveri e risorse, e impedire anche che la nuova mascolinità si trasformi a sua volta in una specie di mistica maschile, no? In un luogo anche privilegiato nel contratto sociale. Il riconoscimento della pluralità del maschile e del femminile, dobbiamo vedere, no, nella società dove sono le mascolinità altre, le femminilità altre. Dobbiamo tener conto della diversità derivata da tanti fattori, non soltanto orientamento sessuale, identità di genere, ma anche per esempio cultura, etnia, età, dove sono per esempio uomini migranti, quali sono le differenze ancora tra soggetti sviluppati nelle zone rurali e quelli sviluppati nelle città. Dobbiamo evitare il rischio di una gerarchia di mascolinità secondo questi fattori, e anche dobbiamo rendere visibili gli effetti delle diseguaglianze sociali nelle identità. Il superamento dell'eterosessualità come via d'accesso alla cittadinanza, no? C'è un rapporto così intimo tra neoliberalismo, patriarcato, eterosessualità e anche stato di diritto, stato costituzionale. Per esempio, pensare che il matrimonio sia una porta per accedere ai diritti, anche un status sociale, che non ha, no, altre forme di convivenza, no? Il bel cittadino come quello che risponde all'ordine, no? Dobbiamo ricordare come il codice civile parla ancora della diligenza del buon padre di famiglia, no?
Dobbiamo pensare alla pluralizzazione delle forme familiari al di là dei vincoli di sangue, al di là della biologia. Dobbiamo superare il concetto liberale e formale di uguaglianza, nonché del modello giuridico, androcentrico ed eronormativo. No? Dobbiamo superare questa matrice eterosessuale della legge, questo contratto sociale eterosessuale di cui parlava Monique Wittig. Non dobbiamo dimenticare che il diritto è anche una forma di violenza, un potere simbolico, una forza di dominio. Dobbiamo superare la logica individuale del diritto antidiscriminatorio e prendere sul serio l'uguaglianza. No? Prendere sul serio l'uguaglianza che, come diceva Letizia Gianformaggios, implica superare l'uguaglianza come sameness, valorizzare le differenze e decostruire la coppia uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale secondo il sistema regola eccezione. E dobbiamo anche costruire nuovi soggetti nomadi, cercare di trovare l'identità come il risultato di molteplici incroci. Pensare nel border man, nella border woman, no? Come dice Gloria Anzaldúa, e anche pensare in un diritto democratico della sessualità basato non soltanto sull'identità né sulle pratiche sessuali, ma sull'autonomia, dignità e protezione della vulnerabilità. Dobbiamo pertanto fare un salto di qualità e dobbiamo ricordare almeno tre cose, no? Che non si può smantellare la casa del padrone con gli attrezzi del padrone, come diceva Audre Lorde, che tutti siamo mostri, la normalità e la normatività, e anche, come ha detto Didier Irivon, che la generosità è o dovrebbe essere l'etica della democrazia. Grazie. Wow. Siamo partiti leggeri. La Spagna è stata per molti anni, soprattutto durante il governo Zapatero, un punto di riferimento importante per l'Italia. È stata anche un punto di riferimento importante per la reazione, no? I Family Day in Spagna, i Family Day in Italia. Voi ne avete fatti due, noi tre, perché siamo più bravi. E dunque c'è un collegamento tra quello che succede in Italia, quello che succede in Spagna e quello che accade nel mondo. Domande. Qui potremmo parlare fino a notte, però vi prego di fare domande brevi che noi raccogliamo e che poi proveremo a discutere alla fine. Prego Pietro. Microphone. No, you need a microphone. È qua. Capire se è possibile porre un'intersezionalità più precisa tra non so come dire mascolinità egemonica regionale, penso al machismo ispanico, orientamento politico, penso a come hai trattato la questione, diciamo, del neoliberismo o l'uscita dal franchismo, diciamo, e ripensamento ovviamente della cioè la transizione di genere, perché ovviamente non posso non pensare a un altro locus del machismo ispanico, che è Cuba, dove la questione omosessuale ha preso tutt'altro, cioè, e mi chiedevo insomma se si potesse pensare a una versione neoliberista della transizione di genere. Abbiamo altre domande? Possiamo raccogliere altre domande? Calogero, Giamette. Grazie mille per questo intervento. La mia domanda è più che altro sul femminismo. Come insomma, l'uso anche ideologico del femminismo che succede spesso oggi, quindi come lo consideri? Perché hai parlato del femminismo, però magari parlare di femministi e femminismi al plurale sarebbe più, insomma, magari se puoi sviluppare quel punto. Allora adesso Ottavio si sta segnando le domande, okay, dopo...
E per cui noi ce le ricordiamo le vostre domande e poi proveremo a rispondere. Io direi che se non ci sono altri interventi, tu hai una domanda da fare, naturalmente. Prego. Più che una domanda, sono due punti che mi sono venuti in mente, magari tu hai dei commenti da fare, no? Rispetto a quello che io conosco vivendo in Portogallo, quindi essendo ormai molto in contatto col transfemminismo spagnolo e coi transfemminismi anche, e si parla moltissimo in Spagna, ma anche in Italia, della violenza machista nei movimenti sociali, no? C'è la figura della narcomacho, in Catalogna ad esempio già l'anno scorso mi sembra si è creato un protocollo proprio su questo, e nei transfemminismi si sta facendo molta rete rispetto a questo. E quindi non so se hai appunto dei commenti da fare. E poi un'altra cosa che mi è venuta in mente, un episodio un po' di tempo fa, non mi ricordo dove, nello stato spagnolo, e c'è molto la questione, no, delle feste non miste, degli spazi non misti, e c'è stata questa novità, almeno non avevo mai sentito parlare, si è organizzata una festa non mista ma ricca. Marica è frocia, checca, no? E c'è stata un po' di polemica su chi entra, chi non entra, però la festa era assolutamente, in realtà era aperta a tutte, però la questione era, la festa è aperta a chiunque non si riconosca nelle maschilità non egemoni. Ed è stata molto, molto interessante, poi appunto non so com'è andata avanti la discussione, però ecco, era un altro punto che mi è venuto in mente.